All'azienda porto il nome Giacomo, che è mio nonno. In realtà Giacomo non è stato il primo a produrre il vino, ma è stato il primo a metterlo in bottiglia con un'etichetta, un brand, quindi un marchio. Io recentemente ho bevuto un 45, che devo dire era già in uno stadio un po' avanzato. Lo stesso 45 l'ho bevuto un anno fa ed era perfetto, quindi capisci anche da bottiglia a bottiglia ci può essere molta differenza. Ma al di là di quello, quando io apro una bottiglia 45, del 47 come mi è capitato, io scusate, vado oltre al liquido che c'è dentro, cioè per me è un'emozione non indifferente pensare a mio nonno nel 45, che allora non è che si aveva poco, allora si aveva niente, no? Con un grande vitigno, un grande territorio, riuscito a fare un qualcosa di eccezionale, e soprattutto mio nonno sicuramente non pensava che 70, 80 anni dopo qualcuno potesse aprire quella bottiglia, per cui.